A Teramo, nel chiosco del santuario Madonna delle Grazie, si è svolta la giornata della donna, omaggio ad Anapenta, con il riconoscimento a 9 concittadine che si sono distinte per meriti artistici, culturali e professionali. Federica Benguardato, Pina Bizzarri, Iole Caterini, Pierina De Antonis, Fausta Di Leonardo, Leondina Di Lorenzo, Nadia Di Nunzio, Antonella Formisani ed Elsa Gramenzi. Ad accompagnare la serata al bariccione soprano, al pianoforte Tatiana Vratonic e al sax Stefano Matteucci. Questa sera, nell'ambito di questa manifestazione, tra l'elenco delle donne premiate c'è anche mia madre Elsa Gramenzi, che è stata la prima assistente sociale dell'ospedale civile di Teramo e che tanto ha dato a questa città con tutto il suo amore e la sua professionalità. Eseguiremo due arie, sarò accompagnata al pianoforte dalla maestra Tatiana Vratonic, che è la vice direttrice del Conservatorio Braga. Di questa festa secolare, per fortuna, con il rallentamento della pandemia, abbiamo cercato di non sopprimerlo come sono state soppresse tante feste. E qui stasera abbiamo recuperato la giornata dedicata ad Anna Pepa l'8 marzo, che non abbiamo potuto fare, e onoriamo 9 donne della nostra città che hanno fatto grande la nostra città e che si sono spese per la nostra comunità. Come comune di Teramo, come presidente del consiglio comunale, a nome di tutta la città, anche noi voluto valorizzare i profili di queste cittadine teramane, artigiane, intellettuali, lavoratrici della sanità, volontarie, insomma profili molto importanti che hanno vissuto e vivono la nostra città da sempre e che meritavano e meritano un riconoscimento. Quindi il riconoscimento che Teramo Nostra ha assegnato a queste donne, a queste nostre concittadine, e anche il riconoscimento che il Comune di Teramo vuole dare.